Natura Mediterraneo presenta Nicola e i suoi amici insetti. Notte di Ferragosto. Nicola e il suo papà sono a passeggio nel bosco. Ciao Nicole! Si sente nel buio pesto della bella serata estiva. Chi è che mi parla? Risponde Nicole guardando una piccola luce su di un filo d'erba. Sono una femmina di Lampyris noctiluca, la famosa lucciola. Chi non ci conosce? Nicole se la guarda, ma proprio non poteva immaginare che quello strano verme grigio-marrone fosse una lucciola. Ma io pensavo che voi foste degli insetti e che volaste. Infatti è così, ma solo i maschi. Loro sono dei veri coleotteri. Quelli con le elitre, ricordate, e volano. Mentre io assomiglio molto di più alla nostra larva e striscio per terra. Ah, ecco perché non capivo, però anche tu hai la luce. Sì, come anche i maschi e le larve. Ci serve per trovarci. Loro hanno degli occhi enormi con cui ci vedono in mezzo ai rami o in un prato. Lascio anche una scia odorosa, così quando il maschio atterra sente il mio profumo. In effetti capisco, loro volano e tu strisci, e quindi per farti vedere devi illuminarti. Ma mi spieghi come fate questa luce? Si chiama bioluminescenza, amica mia, ed è una reazione chimica con l'ossigeno ed altre sostanze. Lo sai dove si trova l'ossigeno? Nell'aria. E pensa che i maschi possono accendere e spegnere la luce regolando con le ali proprio il flusso d'aria. Ma se vi tocco, mi brucio? Bella domanda, Nicole. No, non ti bruci, perché siamo noi gli inventori della luce fredda. E una volta che vi siete trovati, fate le uova. Sempre più brava stai diventando. Ne facciamo tantissime e anche loro sono luminose. Le attacchiamo alle foglie, sotto i sassi, nel terreno e poi in autunno nascono i nostri piccoli. Quindi se sollevo qualche sasso posso trovarli? Come li riconosco? Come ti ho detto, le nostre larve mi assomigliano. Sono piatte, cieche e con due grosse mandibole e vivono 2 anni. E cosa fanno tutto questo tempo? Mangiano. Se allora diventeranno grasse come dei maialini. Beh, mica mangiano cioccolata tutto il giorno. Sono sempre a caccia di lumache e chiocciole e mangiano anche per noi, visto che noi non lo facciamo. Bleh, meglio la cioccolata. Ma scusa, le chiocciole non sono quelle con il guscio. Come fa a mangiarle? Beh, diciamo che le nostre larve sono molto furbe. Vai mai dal dentista? Perché? Non capisco la tua domanda. Perché se ti togli un dente, il dottore ti fa una puntura per non sentire il dolore. E così fa la nostra larva. Anestetizza la chiocciola, così lei non sente che qualcuno vuole mangiarla. Ma è terribile! E non è finita qui. Poi la scioglie e la succhia. Ma se invece poi non la mangia, che succede? Sei proprio sveglia tu, eh? In effetti hai ragione, la lumaca ha una possibilità di salvezza. Se la larva viene distratta, scacciata o per qualche altro motivo non finisce il suo lavoretto, la lumaca continuerà a vivere. Mi sembra di capire che se non ci sono lumache, niente lucciole allora. In effetti siamo sempre di meno perché le lumache stanno scomparendo dove si coltiva. Li usano degli antilumaca, i lumachicidi. E dicendo così saluta la bimba e se ne va. Nicola allora si avvicina al papà e gli chiede. Papà, cosa sono i lumachicidi? Il papà allora sta per risponderle, poi si ferma, la guarda e con un sorriso risponde. Perché non provi a scoprirlo da sola? Lo fate anche voi?